Oggi mi fa molto piacere essere qui anche per portare i saluti del nostro sindaco a questa iniziativa che idealmente conclude quelle che sono state le celebrazioni della giornata della memoria sul nostro comune. Celebrazioni avviate il 27 di gennaio, naturalmente, con l'omaggio che il nostro sindaco Michele De Pascale e la presidente del Consiglio Comunale di Ravenna, Udet Baccalia, hanno portato alla lapide che in stazione omaggia le vittime, che sono le vittime dell'Olocausto che sono transitate dalla stazione di Ravenna, ed è proseguita nella stessa giornata con l'omaggio con i portacaduti della Brigata Ebraica presso il cimitero di Piangipane. Nelle giornate successive, naturalmente, si sono susseguite diverse attività che hanno visto coinvolto tutto il nostro territorio e soprattutto, questa è una cosa che ci fa naturalmente molto piacere, tanti ragazzi e tante ragazze, tante scuole che ogni anno lavorano e si interrogano sulla memoria. Come sapete, la giornata della memoria coincide con il 27 gennaio. Il 27 gennaio del 45 fu il giorno in cui le truppe sovietiche entrarono, aprirono i cancelli del campo di Auschwitz e fecero scoprire al mondo l'orrore di quello che era stata la Shoah. Un orrore che da quel momento si è impresso negli occhi di chi ha vissuto quei momenti, di chi ha vissuto quella storia, ma si è impresso negli occhi di tutta l'umanità per sempre. Ha segnato un prima e un dopo, un punto di svolta che nessuno avrebbe mai potuto ignorare. Un orrore che ci chiama in causa ancora oggi, a distanza di 77 anni, che ci responsabilizza, che ci chiede di essere vigili, che ci chiede di conoscere e per riconoscere il seme del male che ancora oggi si nasconde nell'intolleranza, si nasconde nel fanatismo, si nasconde nel razzismo, si nasconde in tante parti del nostro presente, del nostro mondo. La Shoah, Auschwitz in particolare, è diventato simbolo del male assoluto, del male incomprensibile, ma in realtà è figlio dell'umanità, è figlio di un pensiero, è figlio di un'ideologia folle, come quella nazista, che a tavolino lucidamente immaginava un tipo di società, immaginava una società fondata su un'idea esasperata e malata di nazionalismo. Che presupponeva un assunto, cioè che ci fosse una gerarchia tra le razze umane, che ci fosse necessità di una società dove non ci fosse spazio per la diversità, dove non ci fosse spazio per il confronto tra diversità, dove non esistessero ebrei, dove non esistessero omosessuali, dove non esistessero rom, sinti, dove non esistesse il dissenso politico. Tutto questo, è stato consegnato alla storia, è stato consegnato a noi. E come dicevo, è importante conoscere per riconoscere. E come diceva Levi, se comprendere è impossibile, conoscere, è necessario. E proprio per questo sono importanti momenti come quelli di questa mattina, che ci riuniscono e ci portano a riflettere insieme sulla memoria di quei momenti e sul significato oggi di quei momenti e di come la storia si è confrontata con questa memoria. Per questo io ringrazio davvero chi ha promosso l'iniziativa di questa mattina, e quindi la Fondazione Casa di Oriani, e ringrazio e saluto il direttore Alessandro Luparini, a cui tra poco cederò la parola. Ringrazio l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea della nostra provincia e saluto e ringrazio quindi anche il suo direttore Giuseppe Masetti. Saluto e ringrazio anche i nostri illustri relatori, Olivier Lallier del Memoriale della Shoah di Parigi ed Elena Pirazzoli, Fondazione Villa Emma. Io ringrazio naturalmente anche tutti voi per la partecipazione. Lascio quindi ora la parola subito al direttore Luparini. Scusate, non mi si avvia il video, non so perché. Se mi sentite, io farei senza video perché Sì. se. Sì,
È successa la stessa cosa di prima. Spengo il video e non mi si riavvia più. Mi Sentiamo bene, Alessandro. sentite bene, quindi possiamo andare bene così. No, il video non si avvia, mi dispiace, ma se mi sentite farete a meno della mia faccia. Allora, buongiorno, vi do il benvenuto. Do il benvenuto a chi ha scelto di seguirci in questa diretta che ha sostituito Gioco Forza, la prevista conferenza in presenza, come ormai si usa dire, a Palazzo Rasponi. Vi do il benvenuto a nome mio personale della Fondazione Casa di Oriani, Biblioteca di Storia Contemporanea, da cui sto parlando in questo momento, anche se non potete vederlo, fidatevi. Una iniziativa che rinnova anche quest'anno la fruttuosa, posso dire, collaborazione tra la Fondazione Oriani e l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia in occasione di questa data, o meglio, di questo appuntamento così centrale nel calendario civile. Le nostre del resto sono due istituzioni che, per così dire, presiedono il terreno degli studi storici contemporaneistici, le cui due biblioteche insieme offrono un patrimonio di conoscenza storica più che ragguardevole, fra cui i temi dedicati alla Shoah e alla sua memoria occupano come è giusto che sia, come deve essere un posto significativo. Volentieri quindi assolviamo a questo nostro dovere istituzionale e lo facciamo con gli strumenti che ci sono propri, ovvero quelli della ricerca e della riflessione storiografica, senza i quali l'esercizio, pur doveroso della memoria pubblica, della narrazione pubblica, rischia, di essere svuotato di senso, rischia di essere svuotato di, contenuti. Si è scelto questa volta di, privilegiare, una prospettiva transnazionale, comparativa, quindi ponendo a confronto due casi di studio, due esperienze parimenti emblematiche, quella francese e quella italiana, con il contributo raccolto, devo dire, grazie alla preziosa rete di contatti del direttore dell'Istituto Storico, il dottor Masetti. Con il contributo, dicevo, di Olivier Lallier del Memorial de la Shoah di Parigi, autore di saggi importanti sulla Shoah, sulla sua memoria, sulla resistenza francese, nessuno dei quali ancora tradotto in italiano, chissà se, come già avvenuto in passato per altri nostri ospiti, chissà che questo incontro non possa fare da viatico all'ingresso dell'autore di Lallier nell'editoria scientifica italiana ed Elena Pirazzoli, cognome, questo lo sentite, decisamente più autoctono, studiosa di grande valore, che fa parte, fra le altre cose, del comitato scientifico della Fondazione Villa Emma, istituzione che da anni opera con risultati di assoluta eccellenza nel campo della ricerca, della formazione, della didattica e della memoria. Io non rubo altro tempo ai relatori, mi scuso per il disguido tecnico che non è dipeso da me e cedo la parola al direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, Giuseppe Masetti, rinnovando a voi e ai nostri due autorevoli relatori i miei ringraziamenti. Buongiorno a tutti, grazie ai relatori, a chi ci ascolta e chi ci ha aiutato in questa organizzazione. Sono diversi anni che i nostri istituti romagnoli, insieme alla Fondazione Oriani di Ravenna, si avvalgono dei contributi molto qualificati, della collaborazione
del Memoriale della Shoah di Parigi per appuntamenti di approfondimento su aspetti specifici della storia della Shoah, dando per scontato una conoscenza mai nota e diffusa degli aspetti principali e portando sempre in campo contributi di alto valore scientifico fra il pubblico che ci segue. Quest'anno, a 21 anni esatti di distanza dalla legge istitutiva del Giorno della Memoria, la riflessione la portiamo sul ruolo e sulla forza educativa, sull'efficacia dei luoghi legati alla memoria della Shoah, trovandoci ormai in tempi ormai pressoché privi di testimonianze dirette, sempre più flebili. La deportazione in Italia ha lasciato dietro di sé luoghi sostanzialmente fragili, a volte riconvertiti o di difficile lettura, ai quali poi le successive politiche di memoria non sono riuscite a dare la necessaria efficacia. Un'azione duratura su questi luoghi, per essere tale, presumerebbe che ci fossero in campo delle politiche di tutela più avanzate che però il paese che detiene il grande, più grande patrimonio artistico mondiale su questo terreno tarda a mettere in campo. Io credo che non sia solo un ritardo amministrativo o perché si ritiene di poter assolvere questo compito con dei riconoscimenti formali e delle celebrazioni ufficiali. Nonostante le numerose iniziative prodotte dalle scuole, da istituzioni pubbliche e culturali, la data del 27 gennaio, forse anche perché riferita a un evento lontano, accaduto lontano dai nostri confini, non ha ancora generato nel nostro paese un rito collettivo, uno spazio scenico, teatrale, adeguato e finalizzato ad ospitare il nome, un ricordo nazionale delle vittime della Shoah italiana. Lo facevano notare molto bene Guri Schwarz e Guido Krains in un loro saggio sulla rivista degli istituti dedicata proprio nell'ultimo numero al calendario civile e il tema merita tutta la nostra attenzione, sperando che la politica poi ci segua. Manca ancora in Italia un luogo fisico, istituzionale in cui onorare i nomi delle vittime della Shoah italiana e anche la legge stessa sulla memoria, che pure ha attivato in questi 20 anni un'ampia sensibilizzazione, consiglia, auspica, chiede che si facciano ricordi, che si onorino quelle vittime, ma non interviene, non sostiene direttamente un impegno per interventi formativi o di sostegno a quelle istituzioni culturali, che sarebbe l'azione più utile per superare la sostanziale retorica che ormai si consuma un po' intorno a questa data. Ci si limita più spesso al ricordo che non allo studio e all'approfondimento. E così come accadde nei primi decenni di ricordo della Resistenza in Italia, prevale ancora l'iniziativa, il ricordo locale degli ebrei italiani deportati fra il dicembre 43 e l'inizio del 45. Targhe marmoree, pietre d'inciampo, mostre temporanee lasciano però il ruolo istituzionale permanente a istituzioni permanenti, poche e meritevoli come la Fondazione Fossoli o Villa Elba. Tra i luoghi, pensiamo che se i sotterranei della stazione di Milano con il binario 21 sono stati consacrati ormai definitivamente come luoghi di memoria, però dobbiamo anche ricordare che nel meridione alcune baracche del campo di Ferramonti di Tarsia sono state spazzate via dalle ruspe non molti anni fa, e che il campo di detenzione, di transito di Bolzano oggi non ha più tracce, non conserva più la visibilità dovuta al ruolo che ebbe quello spazio, quel campo, denotando tutti i limiti di un'autentica politica di tutela e di memoria per quei luoghi.
Io penso che ci sia un problema di fondo nel nostro paese di cui tenere conto. Un paese che non ha ancora finito di chiudere, che fa fatica a chiudere i conti con la propria esperienza fascista, e temo che quest'anno ne avremo un'ulteriore prova, preferisce fermarsi alla superficie del problema, al grande trasporto emotivo prodotto dai film e dai documentari che vediamo nella settimana della memoria, e scaricare gran parte delle colpe sul cattivo tedesco, perché uno scavo più rigoroso della conoscenza storica porterebbe inevitabilmente in superficie le gravi responsabilità del ventennio fascista e particolarmente della Repubblica Sociale. Fatte le debite proporzioni, vorrei notare che, per contro, nonostante la poco nota istituzione nel 2012, della data del 6 marzo come giornata europea dei giusti, è stata molto prolifica di narrazioni nella comunicazione pubblica, nel dare visibilità ai diversi salvatori italiani, più che ai sommersi o ai responsabili di quella tragedia. Allora, il doveroso omaggio e riconoscimento di quelle nobili figure che pure con disinteresse misero a repentaglio la propria vita per salvare quelle degli ebrei perseguitati, noto che è stato assunto spesso anche con interesse dalla massa grigia degli spettatori più distratti, con uno trasporto spontaneo che serve ad allontanare un po' il senso di colpa che grava sull'indifferenza che accompagnò il varo delle leggi razziali del 38, sulla complicità e sulla collaborazione dello Stato repubblichino o a quegli apparati che ritennero di conservare a Roma gli elenchi del censimento del 38 di cui i tedeschi si impadronirono ben presto. Ma tornando al tema di oggi, credo che sarà molto utile, ci sarà da imparare, mettendo a confronto le esperienze della Francia e dell'Italia nel garantire un futuro a questa storia, perché solo se ragioniamo sulle risorse dei luoghi, sul loro potenziale educativo, una volta conclusa l'era del testimone, potremo sperare che il giorno della memoria non resti la memoria di un giorno solo. È per questo che lascio molto volentieri la parola ai nostri due relatori, che ringrazio ancora per la loro presenza, il professor Olivier Lallier e la dottoressa Elena Pirassoli. Il professor Olivier è responsabile della valorizzazione dei luoghi di memoria e dei progetti esterni del Memoriale della Shoah e, come diceva prima Alessandro Luparini, ha curato lavori recenti usciti nel 2021, La Shoah, au cœur de l'anéantissement, Cuore dell'annientamento, e una nuova storia della Shoah, che speriamo di vedere presto tradotti in Italia. Elena Pirassoli è una piacevole conoscenza, collaboratrice della rete, dottore di ricerca in storia dell'arte, ricercatrice indipendente, ha svolto incarichi prestigiosi presso università tedesche all'interno del progetto Le stragi nell'Italia occupata 1943-45, nella memoria dei loro autori, dei perpetratori, come si usa dire, collabora con la Fondazione Villa Emma di Nonantola, con la Scuola di Pace di Montesole, col Museo Ebraico di Bologna, con la Home Movie di Bologna e con la compagnia teatrale Archivio Z. Il suo lavoro più famoso e più importante rispetto a questo tema è la pubblicazione presso Diabasis del 2010, A partire da ciò che resta, forme memoriali dal 1945 alla caduta del muro di Berlino e un recente saggio sul cimitero militare in Italia, tedesco, e proprio per la specificità di questi lavori credo sia il profilo più qualificato per una visione riassuntiva dello stato di salute e di efficacia dei luoghi della memoria in Italia e
e per questo ha chiamato proprio il suo intervento Esperienze divise, luoghi e memorie della Shoah in Italia. Vi ringrazio, mi fermo e lascio la parola al professor Lallier che aspettiamo tutti con ansia. Grazie. Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare gli organizzatori di questa giornata e in particolare i colleghi dell'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, il Comune e anche la cara collega che rappresenta il Memorial della Shoah in Italia, Laura Fontana. Per aver, diciamo, facilitato il mio intervento qui oggi. Grazie anche a tutti i partecipanti. Nella mia presentazione di oggi desidero effettivamente concentrarmi su un quadro generale dei luoghi memoriali in Francia, cercando di porre l'accento in particolare sull'evoluzione che questi luoghi hanno conosciuto nel corso degli anni e l'evoluzione che ci ha consentito di arrivare a una situazione che vede da un lato numerosi luoghi, ma dall'altro vede anche un livello di attività in questi luoghi che è ancora limitato e fragile rispetto a un contesto che non smette di cambiare. Come sapete, la Francia è stato teatro di operazioni importanti nella Seconda Guerra Mondiale. Questo conflitto ha segnato, come in tutti i paesi, anche in Italia del resto, ha segnato il paesaggio, lasciando delle tracce più o meno importanti e alcune di esse sono visibili ancora oggi. Le questioni legate all'internamento, alla deportazione, nel senso ampio del termine, rappresentano alcuni dei fenomeni storici più importanti legati alla Seconda Guerra Mondiale e la realizzazione di questi eventi è radicata anche in molti luoghi. In alcuni luoghi ci sono ancora delle vestigia, in altri per niente, in altri le tracce sono davvero minime. Una parte di questi luoghi, di queste vestigia, sono state precocemente luogo di un culto del ricordo, dove sono state poste targhe, lapidi, dove c'è stata una sorta di santificazione di questi luoghi che hanno portato anche all'erezione di monumenti. E diciamo che spesso queste iniziative sono state realizzate su iniziativa dei sopravvissuti, dei gruppi di sopravvissuti. Ebbene, questi luoghi sono diventati dei supporti commemorativi che si basano su termini e concetti dell'epoca e quindi riflettono il presente di allora rispetto agli usi e ai rituali di allora, anche con tutte le loro lacune. Questi luoghi desiderano fondamentalmente impedire l'oblio delle tragedie, anche degli atti eroici che sono svolti in quei luoghi, e questi luoghi a loro volta e contemporaneamente sono destinati a consentire ai vissuti e a coloro che vivono oggi di ricordarsi di quegli eventi. Tuttavia, per decenni questi luoghi sono stati luoghi di ricordo e non luoghi di memoria, per riprendere la distinzione fatta da due storici francesi, Serge Banselini e Annette Viviorca, che sono certo conoscete anche in Italia. Questa distinzione è importante perché questi luoghi legati all'internamento e alla deportazione, rimangono ai margini della memoria nazionale in Francia per un certo tempo e quindi questi siti che sono portatori di una storia importante che era ancora da scrivere, da considerare, da riconoscere, rimangono per un certo tempo messi da parte. Nel 1981, quindi 30 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo quasi,
La giovane storica Anne Greenberg all'epoca desiderava scrivere una tesi di dottorato sull'internamento degli ebrei in Francia e si rende conto di questo e cito le sue parole di allora. Le indagini che ho intrapreso nelle varie regioni dove i campi erano stati stabiliti hanno rafforzato il mio interrogativo. Era chiaro che questi campi non rientravano nella categoria dei luoghi di memoria che la Francia aveva scelto per sé. Nella maggior parte dei casi non rimaneva nessun segno materiale, alcuna prova che potesse contrastare l'opera dell'oblio. Questo paese forse non si è ancora ripreso del tutto dalla sindrome di Vichy? E questa sindrome di Vichy è un'espressione coniata proprio da Maurice Rousseau, uno storico francese, che testimonia anche la difficoltà della Francia rispetto a elaborare la propria memoria e anche rispetto all'appropriarsi e criticare, nel senso scientifico del termine, quello che è stata l'origine del regime di Vichy. E continuo con la storica. Si tratta solo di Vichy o dovremmo guardare più indietro le origini dei campi francesi, i primi dei quali furono aperti sotto la Terza Repubblica e quindi l'ho preciso a partire quindi dal 38. Ebbene, mi sembra che questo testo mostri come ci sia un elemento comune con l'Italia, perché dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la memoria dominante è quella della resistenza e quindi la persecuzione degli ebrei all'inizio è un aspetto solo secondario, un tema secondario. Quindi nella memoria collettiva ci si concentra sulla resistenza e c'è proprio un ruolo importante che è riconosciuto e che viene dato a tutto questo. C'era solo un unico campo di concentramento, diciamo, realizzato su un campo, sul territorio francese, il campo di Natzweiler-Struthof in Alsazia, che appunto sotto appunto il governo de Gaulle, tornato al potere alla fine degli anni 50, ebbene questo campo, per rafforzare questa memoria basata sulla resistenza, diventa un memoriale nazionale finanziato e manutenuto dallo Stato. E bisogna citare anche fra i monumenti importanti che trasmettono la memoria della deportazione resistente, la cripta, che è il memoriale dei martiri della deportazione, eretto a Parigi su iniziativa di un'associazione chiamata Rete del Ricordo, ma che rapidamente appunto sarà affidata come gestione allo Stato e viene inaugurata alla fine degli anni 70, sempre sotto un governo de Gaulle. Questo ruolo dominante della memoria della resistenza sarà messo in discussione in molti paesi, inclusa la Francia, a partire dalla fine degli anni 70 ed è la conseguenza di vari fattori storici, culturali, sociali e politici e si basa in particolare su un cambiamento della mentalità che desidera considerare di più e dare più peso ed importanza al destino delle vittime e quindi non solo degli eroi, dei resistenti. E inoltre c'è anche l'arrivo di nuove generazioni che non hanno vissuto il dramma della guerra. Quindi 20 anni dopo la fi fine della Seconda Guerra Mondiale, un altro fattore è il frutto della lotta dei militanti. Ci sono alcune figure in Europa, ma in Francia anche, come Beate e Serge Klarsfeld, nati prima della Seconda Guerra Mondiale e che quando c'è il conflitto sono bambini e che vivono il conflitto in modo particolare, sono rappresentativi di questa seconda generazione i cui genitori erano stati arrestati, perseguitati, deportati. E poi, e qui tornerò più tardi, tutto questo cambiamento è stato supportato anche da un'evoluzione della storiografia che consente di studiare e conoscere molti più dettagli della Seconda Guerra Mondiale, della deportazione e della resistenza. Questa evoluzione, quindi, è l'affermazione e il riconoscimento del destino specifico degli ebrei d'Europa, ma sempre, diciamo, un destino particolare fra tutte le vittime dei nazisti e che furono vittime di un genocidio che su scala continentale ha provocato la morte di 6 milioni di persone, non dimentichiamocelo mai. Tra tutte queste vittime,
Vi ricordo, per parlarvi della Francia, che appunto 72.000 ebrei francesi sono stati deportati a causa dello stato collaborazionista, dunque allo capo del quale c'era il maresciallo Pétain, a causa del regime di Vichy e a causa del Terzo Reich. Quindi 80.000 sono stati tutti gli ebrei francesi vittime della Shoah, 72.000 deportati dalla Francia, 3.000 morti in campo di internamento e un migliaio sono stati vittime di vari eccidi sul suolo nazionale francese. Quindi questa evoluzione, questo cambiamento che citavo poc'anzi, ha portato il giornalista francese Ariel Moreau, che è stato uno dei principali divulgatori della storia francese durante la Seconda Guerra Mondiale, ne descrive così nel 97 le conseguenze. E lo cito: oggi, in cui 2 milioni di prigionieri di guerra non compaiono più nella memoria e non passano più alla televisione, ebbene, i 50.000 o 60.000 deportati politici che sono morti, 60.000 vittime dei bombardamenti, i 29.000 fucilati non interessano più un'opinione pubblica che non è più mobilitata. Il genocidio degli ebrei è diventato il problema centrale di 4 anni di occupazione, l'unico dramma che scuote le coscienze. Ebbene, è un'affermazione provocatoria, però diciamo c'è una parte di verità, ma questo diciamo rovesciamento degli equilibri rispetto alla memoria non impedisce ai militanti come Serge Klarsfeld di cancellare gli altri vittime semplicemente o cancellare le altre memorie. Si desidera semplicemente che la Shoah, il genocidio degli ebrei, ebbene, credo che nello spazio francofono, ma forse anche in Italia, si preferisce il termine Shoah invece che l'olocausto più usato nel mondo anglosassone. Ebbene, la Shoah non è più considerato anche dagli enti pubblici come un tema periferico e accessorio. Questo è il cambiamento. Quindi, adesso né gli individui né gli eventi collegati, quindi tutto questo assume un ruolo centrale. Per parlare meglio di questa evoluzione della memoria della Shoah e per appunto tornare poi a delle questioni contemporanee, vorrei innanzitutto ritracciare brevemente la storia del Memorial della Shoah, che è stato inaugurato il 25 gennaio 2005, perché costituisce il prolungamento di due istituzioni create in precedenza, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, creato nel 1943, e il martire dell'ebreo ignoto. Quindi il Memorial della Shoah viene inaugurato nel 2005 dalle più alte cariche dello Stato. È la prima volta, fra l'altro, che un Presidente della Repubblica onora con la sua presenza questi luoghi, ed è Jacques Chirac. Ed è circondato da vari ministri, presidenti dell'Assemblea nazionale del Senato e moltissime personalità, tra cui Simone Weil. Il Memorial della Shoah, quindi, è il prolungamento anche a livello attivo di due associazioni che convogliano nel memoriale, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e il Memoriale del Martire Ebreo Ignoto. Queste due istituzioni, create in precedenza, sono il risultato dell'opera di un unico uomo, lo stesso Isaac Schneerson. Il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea viene creato clandestinamente il 28 aprile del 1943 e Schneerson si circonda di una quarantina di rappresentanti di organizzazioni ebraiche e, ci tengo a dirlo, lo fonda a Grenoble nella zona di occupazione italiana. E lo sapete, consentono agli ebrei di vivere in condizioni migliori rispetto al resto del territorio francese, che invece si trova sotto il regime di Vichy oppure sotto occupazione tedesca. Quindi l'obiettivo di Schneerson all'epoca è di riunire tutti i documenti e gli archivi che dopo la liberazione consentiranno di ricostruire la storia della persecuzione degli ebrei in Francia, ma che consentiranno anche di poter chiedere giustizia. Quindi, dopo la liberazione, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea entrerà in possesso di archivi importanti, in particolare quelli appunto riconducibili
alle organizzazioni tedesche come il servizio antiebraico della Gestapo. L'azione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea quindi si baserà anche sul lavoro di un gruppo di pionieri della storiografia della Shoah. Allora si parlava ancora di storia del genocidio degli ebrei. Tra questi storici c'è Leon Poliakov, Joseph Billig e George Wellers, lui stesso un sopravvissuto del campo di Auschwitz. Quindi il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea svolge un'azione che è inizialmente documentale, scientifica, partendo da questi archivi, gli storici, quindi cominciano a scrivere i primi lavori pubblicati in Francia sulla storia della persecuzione e dello sterminio degli ebrei. Ebbene, questo lavoro degli storici viene messo al servizio poi delle azioni giudiziarie realizzate contro i responsabili delle azioni antiebraiche e quindi questo avviene durante il processo di Norimberga e l'accusa dei procuratori alleati e francesi a Norimberga quindi attingerà ad ampie mani da questi archivi proprio per corroborare le accuse verso i nazisti. Ebbene, questi archivi serviranno poi anche durante altri processi successivi e in particolare anche durante il processo Eichmann. Al di là di questo lavoro storico e patrimoniale, Schneerson desidera anche, a partire dalla fine degli anni 40, creare a Parigi, quindi nella capitale francese, nel cuore dell'Europa, un luogo centrale per commemorare e onorare la memoria delle vittime ebraiche, spesso rimaste senza sepoltura, poiché le loro ceneri sono rimaste disperse nei centri di messa a morte a Auschwitz-Birkenau fra gli altri. Quindi queste vittime che nel contesto della guerra fredda rimangono anche inaccessibili, questi luoghi per coloro che hanno perduto i loro cari assassinati in Polonia. Isaac Schneerson quindi desidera usare come modello quindi la tomba del Milite Ignoto sotto l'Arco di Trionfo, il cui ricordo ogni sera viene appunto realizzato con una fiamma tenuta accesa costantemente. E tutto questo viene fatto con un approccio laico repubblicano, ma anche con un approccio appunto dedicato all'ebraismo, perché in questa cripta creata nel cuore di Parigi, nel quartiere del Marais, Rue Geoffroy-Lanier, vengono raccolte ceneri provenienti da diversi luoghi di sterminio e assassinio in Polonia e in Germania. Ebbene, viene creata questa cripta del ricordo e viene creato anche un libro del ricordo che preserva il nome di ciascuna delle vittime. Ebbene, questo viene anch'esso installato nella cripta. Al di là quindi di queste dimensioni memoriale, storica e patrimoniale, in realtà la lotta è molto più ampia a livello globale per appunto preservare e rendere utile questa memoria della Shoah rispetto al presente. E c'è uno storico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Jacques Savy, che descrive così: se si vuole davvero combattere efficacemente il nazismo non ci si poteva limitare a pubblicare dei libri, ma bisognava agire sull'immaginazione e soprattutto sul comportamento delle masse, questo tramite mezzi più moderni, più adatti allo spirito dei tempi, che sono così diversi da quelli precedenti. Ebbene, quindi questi luoghi impegnati nel presente sono questo martire dedicato all'ebreo sconosciuto in questo luogo appunto inaugurato il 30 ottobre del 56. E questa tomba del martire ebraico sconosciuto diventa un altro luogo chiave e poi appunto bisogna anche dire che il Memorial comincia ad ospitare anche il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, dopo che per tanti anni era stato, aveva avuto una sede itinerante. Quindi
Questo luogo diventa un luogo aperto ai visitatori proprio per forgiare anche le coscienze delle nuove generazioni, facendo conoscere anche la storia della resistenza ebraica al nazismo, del ghetto di Varsavia e così via. Ebbene, quindi queste istituzioni sono indipendenti, e il memoriale è indipendente, e questo è stato sempre un aspetto molto importante, quindi dipendenti dai poteri pubblici, ma anche dalla comunità ebraica, poiché il memoriale non è riconducibile alla comunità ebraica, nel senso che non è un'organizzazione della comunità ebraica, anzi ci tiene molto alla propria indipendenza, e nella sua azione sarà sostenuto anche da ex ministri, ad esempio un ministro radicale, l'ex ministro Justin Godart. Questa indipendenza appunto subirà una svolta negli anni 70, alla fine degli anni 70, che segna questa evoluzione che vi sto raccontando, perché appunto questa indipendenza isola, scusate, finanziariamente il memoriale a un certo punto. Quindi questa istituzione scopre di avere mezzi limitati. Alla fine degli anni 70, quindi c'è una prima svolta, perché fra l'altro il suo fondatore Schneerson muore nel 1969. Quindi alla fine degli anni 70 in Francia, così come anche in altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, sapete, si nota la comparsa del fenomeno negazionista, quindi questo movimento politico, ideologico, pseudoscientifico, volto a negare l'esistenza delle camere a gas e addirittura del genocidio stesso. C'è quindi una presa di coscienza che avviene alla fine degli anni 70 di questa minaccia concreta che pesa sulla memoria del genocidio degli ebrei, in un contesto in cui a poco, in particolare negli anni 80, il rigurgito di antisemitismo e anche il ritorno dell'estrema destra giustificheranno agli occhi dei responsabili del Memorial e del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea la necessità di lanciare un progetto di ampliamento e rinnovo e consolidamento del lavoro di queste istituzioni. Quindi ci sono altre personalità come Simone Weil, ex ministro, presidente del Parlamento europeo, sopravvissuta di Auschwitz, e appunto sostiene questa causa insieme a Serge Klarsfeld, insieme anche a Robert Badinter. Nel 1992 il memorial viene rinnovato nei suoi locali e viene reinaugurato, quindi ampliando i suoi spazi per le sue attività. E questa è solo una tappa che sarà poi seguita negli anni successivi da altre tappe. In particolare, alla fine degli anni 90 verrà lanciato un progetto ancora più grande e ambizioso, e che porterà proprio all'inaugurazione del Memoriale della Shoah nel 2005. Se posso, vorrei mostrarvi ora qualche immagine per appunto mostrarvi meglio ciò di cui vi sto parlando. Spero che riusciate a vedere bene. Ecco, affinché coloro che non lo conoscono possono avere un'idea di questa istituzione. Vediamo nel cuore del quartiere del Marais a Parigi questo primo edificio che vedete qui, con quindi anche questo cortile, questo spiazzo antistante a sinistra, e vedete, questo è il primo edificio storico inaugurato nel 1956. E intorno qui nello spiazzo c'è, dietro appunto a queste grate, c'è un cilindro di bronzo su cui sono scritti appunto i nomi delle vittime dei ghetto, dei centri di messa a morte, dei campi. E poi c'è uno spiazzo nel quale vengono svolte le cerimonie, ed è qui sotto che si trova la cripta di cui vi parlavo poc'anzi. E poi al centro dell'immagine vedete l'edificio storico,
che accoglie una sala di lettura degli archivi, gli archivi del Centro di Comunicazione Ebraica Contemporanea e le sale anche per le attività e per le mostre. Nel 2005, quindi, il progetto di rinnovo fa sì che si possano aggiungere anche altre strutture, anche l'altro edificio che vedete dietro, l'edificio storico, e che viene ceduto proprio dalla città di Parigi e che consente di raddoppiare letteralmente la superficie dell'istituto. E questo consente di creare una mostra permanente, che vedete qui, di oltre 750 metri quadri, che si basa sugli archivi del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, perché appunto la nostra istituzione, diciamo, deriva dal Centro di Documentazione. Abbiamo oltre 45 milioni di archivi, di pezzi di archivio, più di 350.000 fotografie. Ebbene, e sono questi materiali utilizzati per realizzare questa mostra permanente dedicata alla storia degli ebrei d'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia della Shoah, con un accento particolare dedicato alla storia della Shoah e alla presenza degli ebrei in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare. Quindi, in questo edificio ci sono tutti questi elementi e verrà inaugurato anche un muro con i nomi che si trova proprio sulla parte sinistra del cortile di accesso all'edificio e ci sono incisi uno per uno i nomi, quindi di tutti i 76.000 deportati ebrei dalla Francia, nomi scritti uno per uno. Ecco, cerco di tornare alla slide precedente. Ecco, vedete che in primo piano c'è un muro dei giusti inaugurato nel 2006 sul muro di cinta esteriore, quindi dell'edificio. C'è il muro dei giusti sul quale anno dopo anno, quindi dopo la metà degli anni, dalla metà degli anni 60 in poi, vengono appunto scritti i nomi dei giusti, riconosciuti dallo Yad Vashem come coloro appunto che hanno salvato degli ebrei. E in particolare qui vengono riportati i nomi di coloro che hanno salvato degli ebrei in Francia. Ebbene, questa attività scientifica e patrimoniale che viene svolta grazie a questi archivi viene portato avanti dal memoriale e quindi il memoriale lavora sulla trasmissione grazie alla mostra permanente e anche grazie a delle mostre temporanee, sviluppa tutta una serie di attività culturali e si tratta quindi di un istituto che accoglie ogni anno più di 300.000 visitatori, ma che oltre a questo svolge anche delle attività pedagogiche e didattiche anche al di fuori di Parigi, in un'ottantina di città in tutta in Francia, quindi fa anche un'attività di formazione presso il grande pubblico, non solo studenti, formando anche gruppi di professionisti specifici per i quali la storia della Shoah ha un'importanza particolare. Ad esempio, si lavora sulla formazione degli agenti di polizia, dei commissari di polizia, ma siamo attivi anche presso avvocati e altri gruppi professionali che si rivolgono a noi proprio per riflettere e conoscere meglio questa storia della Shoah, dei meccanismi della Shoah, e bisogna dirlo, da una quindicina d'anni a questa parte, il Memorial lavora anche sulla storia dei genocidi, pardon, del XX secolo. Quindi il memoriale è molto attivo da questo punto di vista sullo studio, la trasmissione dei meccanismi e sulla decodifica e la comprensione di questi meccanismi per lottare contro qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, pregiudizio. Ed è attivo oggi anche proprio nelle attività di formazione per produrre contenuti per lottare contro la disinformazione.
e un utilizzo corretto dei social media e di internet. Quindi il Memorial articola la sua azione in un modo che è diverso rispetto ai suoi inizi, soprattutto rispetto a quando fu creato. Il Memorial cerca di rispondere alle varie sfide, ecco perché la sua attività è sempre stata aumentata e rafforzata proprio grazie anche a questa migliore presa di coscienza collettiva da parte della società e dell'opinione pubblica di quello che è stato il destino degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, questa evoluzione, al di là dell'esempio del Memorial della Shoah, è un'evoluzione che è percepibile ovunque in Francia, grazie anche alla moltiplicazione a partire dagli anni 90 di tutta una serie di progetti di allestimento e valorizzazione di luoghi storici legati alla Shoah. Ecco, credo che anche qui si possano individuare alcuni fattori che, anche se in un modo un po' schematico, fanno capire meglio il perché di questa evoluzione, di questa moltiplicazione. Alcuni di questi fattori, peraltro, sono legati gli uni agli altri, anzi, derivano gli uni dagli altri. Il primo fattore, a mio parere, è costituito essenzialmente dal cambio generazionale e il rinnovo anche della storiografia della Seconda Guerra Mondiale. Questi due primi fattori, quindi uniti, generano una rimessa in discussione anche delle varie rappresentazioni della Seconda Guerra Mondiale a partire dalla fine degli anni 60. C'è anche tutto un lavoro cinematografico e letterario che lo dimostra. Ad esempio, posso citarvi alcuni lavori che in Francia, ma anche all'estero, probabile, sono conosciuti, hanno accompagnato, a volte addirittura provocato questa modifica delle rappresentazioni. Penso ad esempio al film di Marcel Ofuls, Chagrin et la Pitié, uscito nel 71, o il film di Louis Malle del 74, La Combe Lucien. Questa modifica delle rappresentazioni e si traduce non tanto appunto con la nascita della memoria della Shoah, questa evoluzione testimonia un riconoscimento, diciamo, maggiore della categoria delle vittime. Quindi non ci sono solo gli eroi antifascisti, i membri della resistenza, ma ci sono anche altre vittime. Quindi ecco perché questa preoccupazione per le vittime è qualcosa che, sapete, è nata, ampiamente negli Stati Uniti o in altri paesi nel contesto anche delle guerre di decolonizzazione, della guerra del Vietnam negli anni 60. Poi, da un altro punto di vista che va al di là dell'evocazione della Seconda Guerra Mondiale, c'è un nuovo e rinnovato interesse per il patrimonio, per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio, soprattutto a livello locale. Pascal Ory, storico francese, ha parlato di una patrimonializzazione vera e propria che si scatena, quindi un nuovo interesse a partire dagli anni 70 per i musei dedicati alle arti e tradizioni popolari, quindi c'è una sorta di rinnovamento della storia popolare. Di conseguenza, le tracce disperse sul territorio nazionale vengono guardate in modo nuovo e contemporaneamente alcune di queste tracce ci rimandano proprio alla storia della Seconda Guerra Mondiale e alla storia del destino degli ebrei, alla storia del genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, non solo lo sterminio, ma anche le tappe preliminari precedenti allo sterminio legate all'esclusione, alla persecuzione, all'internamento e alla spoliazione. E questa maggiore considerazione esiste, è un fatto, e si compie poi per eccellenza con un riconoscimento ufficiale, che in realtà in Francia è piuttosto tardivo. E c'è una dichiarazione storica fatta dal presidente della Repubblica Jacques Chirac nel luglio del 1995, quando riconosce il ruolo dello Stato nella deportazione degli ebrei. La Francia, e non solo Vichy, perché
Era così che da De Gaulle fino a Mitterrand veniva percepita la questione, quindi una questione che non interessava la Repubblica perché la Repubblica non si sentiva responsabile. Ebbene, come se le persecuzioni fossero state condotte da, appunto, solo da un'autorità di fatto, chiamata il regime di Vichy. Quindi Jacques Chirac invece rompe i ponti con questa tradizione esprimendo formalmente che questa pagina di questi crimini è stata commessa di fatto dall'autorità di Vichy, ma Vichy era la Francia, Vichy era il regime dell'epoca e quindi la Repubblica doveva riconoscerlo, doveva riconoscere quella pagina come una delle più tragiche della sua storia. Questo riconoscimento formale, ufficiale da parte di Chirac nel luglio del 95 fa sì che segni una svolta e nel febbraio del 93 c'è poi una prima giornata commemorativa delle persecuzioni razziste antisemite commesse sotto l'autorità di fatto del cosiddetto governo dello Stato francese. Questa prima giornata nazionale, che viene adottata per decreto, viene poi modificata nel 2000 in seguito appunto alle dichiarazioni del 95 di Chirac. Ed è una vera e propria legge che viene adottata e promulgata, e quindi si crea una giornata nazionale per la memoria delle vittime di crimini razzisti e antisemiti dello Stato francese e anche di omaggio ai giusti di Francia. Questo riconoscimento ufficiale del ruolo della Francia nella persecuzione e lo sterminio degli ebrei si ritroverà anche nel ruolo maggiore conferito nei programmi scolastici, la questione della persecuzione degli ebrei e della Shoah, quindi che finalmente trovano un posto, diciamo, fisso nei programmi scolastici. Eppure non esiste ancora una politica pubblica di valorizzazione dei luoghi memoriali. Ebbene, questa moltiplicazione dei luoghi è favorita dal contesto sociale, culturale e istituzionale che vi ho citato poc'anzi, ma non esiste una politica pubblica in questo senso. E questo spiega perché, appunto, ci sono forme di valorizzazione disparate e spesso sono il risultato anche di lunghe battaglie condotte da diversi gruppi di sopravvissuti oppure di enti locali che cercano quindi di realizzare progetti di valorizzazione di luoghi memoriali. Bisogna anche dire che in Francia questo tema finalmente viene preso in considerazione, anche quello della sepoltura delle vittime ebraiche. Ecco, vorrei mostrarvi un'altra immagine che mi sembra rappresentativa di una forma di tabù francese che esisteva e che era legato proprio alla questione dell'internamento. È un'immagine che forse conoscete bene, vedete a sinistra, tratta dal film di René, uscito nel 1956, Notte e nebbia, che in 30 minuti girati magistralmente spiega e incarna la storia dell'internamento, della deportazione in Europa e in particolare in Francia, ma ricontestualizzando su scala europea, e c'è un testo bellissimo del poeta Jean Tirole che lo accompagna. Nel film l'unica immagine censurata dai poteri pubblici nel 1955 è questa immagine che vedete a sinistra, questo fotogramma. Quindi vediamo un gendarme francese che appunto fa la guardia agli ebrei rastrellati durante il rastrellamento svolto il 14 maggio del 41 a Parigi, e vedete che ci sono questi appunto ebrei e nel Loiret a Pithiviers e a Bons-la-Rolande che vengono internati questi ebrei. Quindi il Ministero dell'Esercito chiede quindi che i gendarmi facciano la guardia, ma qui si decide di censurare questa immagine
e soprattutto si chiede di fare in modo che non si contraddistingua il copricapo tipico dei gendarmi. Bisognerà aspettare il 97 perché finalmente questo oscuramento del copricapo tipico del gendarme venga svelato. E quindi 2 anni dopo la dichiarazione storica di Jacques Chirac, il 97, finalmente questa immagine non è più censurata. Questo film, Notte e Nebbia di Alain René, rimane emblematico per decenni dell'atteggiamento rispetto all'internamento e alla deportazione degli ebrei. Questa volontà di cancellare la responsabilità della Francia dell'internamento è illustrata perfettamente anche da proprio questo stratagemma di nascondere il copricapo del gendarme. Ebbene, è solo nel 97 che si svela di nuovo il copricapo del gendarme e questo gesto è simbolico e rappresentativo della caduta definitiva di un tabù francese. E cioè, rassicuro gli organizzatori che sto andando avanti nella presentazione. Quindi la questione dell'internamento è una questione davvero primaria, importante in Francia. Sono più di 200 i campi creati tra il 38 e il 46 per questo scopo. La storia di questi campi di internamento va al di là della semplice questione della persecuzione degli ebrei. Ci sono molte categorie di persone che sono state vittime di varie politiche di internamento in Francia, ma so che la stessa cosa è avvenuta anche in Italia. Ci sono stati appunto degli stranieri valutati indesiderabili, dei deportati spagnoli, i Sinti e Rom, ebbene dei resistenti, degli oppositori politici, individui appunto classificati come oppositori del regime, definiti così dalla Terza Repubblica, regime di Vichy. Ebbene, e quindi lo ripeto, tra il 38 e il 46 la questione dell'internamento non riguarda solo il regime di Vichy, instaurato nel 40 e che rimane attivo fino al 44, la questione dell'internamento pone interrogativi anche rispetto alle politiche pubbliche sotto la Terza Repubblica fino al governo provvisorio della Repubblica Francese instaurato nel 44, quindi. E alcuni di questi campi chiudono solo all'inizio del 46, quindi lo ripeto, la questione dell'internamento è una questione che riporta a questo tabù, ai tabù legati al regime di Vichy, ma anche alle diverse politiche del governo e di vari governi, non solo uno, due governi, tutti di matrice repubblicana. Bisognerà aspettare la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000, affinché alcuni lavori scientifici realizzati da Denis de Chomsky approfondiscano questi temi e questi studi si basano quindi su un rinnovamento della storiografia che su scala locale, quindi soprattutto a partire da un certo periodo, cominciano a interessarsi alla storia dei campi di internamento presenti su tutto il territorio francese. Ebbene, ci sono sì monumenti, targhe, lapidi sparpagliati qua e là, che sono emblematiche, così non, anche se sono luoghi non così emblematici come il velodromo d'inverno. Ebbene, la velodromo d'inverno, il 16 e 17 luglio del 42, ne vengono riuniti più di 13.000 nel più grande rastrellamento della Francia. Poi ci sono altri campi simbolo come il campo di Drancy, ma altri campi, quello di appunto di Pithiviers e di Bourg-la-Rolande nel Loiret. Queste targhe, lapidi, monumenti erano poco numerosi, poco visibili e soprattutto non andavano di pari passo con l'evoluzione della coscienza dell'opinione pubblica che comincia invece ad affermarsi gradualmente a partire dagli anni 80 e poi 90, quindi anche con queste evoluzioni storiografiche. Ebbene, diciamo che si valutava una scarsa compatibilità rispetto anche a i bisogni pedagogici dei visitatori,
ma poi grazie anche al ruolo rafforzato nei programmi scolastici si riuscì a rispondere a questo desiderio di rispondere, di capire di più di queste tracce che erano quasi rimaste nascoste, quasi a magese. Ebbene, e soprattutto questo è stato favorito anche dalla scomparsa graduale dei testimoni diretti della Seconda Guerra Mondiale. Questi luoghi e queste azioni memoriali di trasmissione, lo ripeto, molto spesso non sono state realizzate dallo Stato, ma sono state realizzate grazie alle iniziative locali di comunità ebraiche locali, di associazioni di internati, deportati, spesso sostenute da storici che avevano facilitato la riscoperta di queste storie. E a volte invece c'è sempre stata una volontà di politici locali rispetto al mobilitarsi così tanti anni dopo, per finalmente far emergere la vera storia di alcuni luoghi di storia, memoria e trasmissione. Quindi a Besançon, alla fine degli anni 70, ma ancora di più negli anni 90, nascono una serie di strutture. C'è il Centro di Storia della Resistenza della Deportazione a Lione, e soprattutto abbiamo anche la Maison d'Isieux, conosciuta anche in Italia, che si trova a 80 km di Lione, nel dipartimento dell'Ain, dedicata appunto ad alcuni bambini ebrei sterminati, e so che la Fondazione Villa Emma intrattiene una collaborazione costante appunto con la Maison d'Isieux, che venne inaugurata nel 94. E quindi c'è questa volontà di valorizzare questi luoghi di storia, e perché si vuole farli conoscere, e quindi c'è proprio una considerazione anche dei campi di internamento nell'Oiré di Pithiviers e Bon-la-Colombe, e viene creato quindi un centro di studio e di ricerca sui campi di internamento dell'Oiré della deportazione ebraica, che viene creato nel 91, ma bisognerà aspettare il 2011, quindi 21 anni dopo, affinché appunto ci sia un luogo fisico aperto al pubblico con una mostra permanente. Ed è sempre in questo contesto che un altro luogo molto importante, l'ex campo di internamento di Drancy, i cui edifici avevano accolto migliaia di ebrei e quindi totalmente da 70-80 mila internati ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Bene, bisognerà aspettare gli anni 2000 affinché questi luoghi, che continuano a esistere, esistevano ancora, fossero valorizzati appieno. E sì, è vero che nel 76 era stato eretto un monumento, ma questo monumento commemorativo, diciamo, era considerato come insufficiente, considerata la portata storica del campo di internamento di Drancy. Ed è solo nel 2012 che viene inaugurato un edificio dedicato quindi ad attività culturali e pedagogiche e appunto anche di trasmissione. Viene appunto inaugurato di fronte alla Cité de la Muette, questo era il nome del complesso di Drancy, ed è una sorta di succursale del Memoriale della Shoah, inaugurato nel 2012, ed è la prima e unica volta che un Presidente della Repubblica si reca, scusate, su quei luoghi. E quindi questa è davvero una tappa importante, ma sono anche altri progetti importanti, questo non è l'unico, che si sviluppano e si inseriscono in questo cambiamento e si ricollegano alla storia dell'internamento. Ad esempio, nel campo di Mila, Aix-en-Provence, abbiamo anche qui una struttura inaugurata nel 2012, e poi abbiamo anche il Museo Memoriale del campo di Rivesaltes, inaugurato nel 2015 ad opera dell'architetto Rudy Ricciotti. Diciamo che comunque questa evoluzione è ancora in corso. Abbiamo il campo di Gurs, il più grande campo di internamento della zona sud della Francia. Fu eretto un primo monumento realizzato dall'architetto israeliano Danny Caravan, viene eretto nel 94, ma bisognerà aspettare il 2007 affinché un primo edificio venga
realizzato appunto fisicamente, e anche questo edificio di accoglienza, che doveva essere una prima tappa e seguito poi anche da altri edifici per le mostre, ebbene purtroppo questa seconda fase del progetto non è ancora stata concretizzata. Quindi oggi abbiamo più di una ventina di luoghi dedicati alla valorizzazione di luoghi di internamento e che quindi sono stati finalmente riconosciuti e valorizzati. E a Mille risalta Drancy le vestigia, cioè gli edifici che venivano utilizzati, appunto hanno subito delle evoluzioni. C'è comunque una struttura territoriale in tutto il paese caratterizzata da luoghi accessibili quindi al pubblico. È chiaro che lo scopo è quello dell'evocazione, anche delle azioni di salvataggio realizzate verso gli ebrei in Francia. Appunto, c'è proprio anche qui un museo memoriale dedicato alla storia di Chambon-sur-Lignon, inaugurato nel 2013. E poi, al di là quindi di tutte queste attività, vediamo come anche le giornate memoriali assumano una veste nuova. Nel 2007, 12 anni, pardon, nel 2007 Jacques Chirac onora simbolicamente queste figure accogliendo i giusti, scusate, accogliendo quindi finalmente nel Pantheon i giusti di Francia, che quindi si riuniscono le grandi figure della storia di Francia dalla rivoluzione in poi. Quindi vediamo che ci sono variazioni, e poi ci sono alcune istituzioni come la Fondazione per la Memoria della Shoah, creata nel 2000, e che vede l'opera di una commissione specifica che voleva proprio lavorare anche sull'indennizzo delle vittime, proprio vittime delle spoliazioni operate durante la Seconda Guerra Mondiale. Malgrado tutto, c'è ancora un lavoro in corso, per così dire, perché alcuni luoghi, come il Cercil, quindi un luogo memoriale a Chambon-sur-Lignon, decidono di unirsi al Memoriale della Shoah e quindi di fondersi. Il Cercil, appunto, si unisce nel 2018 e al Memoriale di Chambon-sur-Lignon nel 2020. Quindi vediamo che queste strutture, benché ricevessero sostegni finanziari da parte dei poteri pubblici, appunto si uniscono. E il Memoriale appunto rimane sempre indipendente, malgrado anche qui la ricezione di alcuni fondi pubblici, proprio perché c'è una volontà forte di rendere la loro azione perpetua nel tempo. Come concludere questo intervento? Possiamo dire che tutti questi luoghi sono oggetto di sfide politiche, al di là delle divisioni politiche, e mostrano anche le derive xenofobe dell'Europa degli anni 30. E finalmente, a partire dagli anni 90, c'è stato un movimento di istituzionalizzazione della memoria della Shoah. L'idea è appunto di rendere questi luoghi dei santuari, perché sono luoghi anche spesso minacciati. Ma quando si festeggerà il centenario della fine della Seconda Guerra Mondiale, quale sarà lo stato di questi luoghi e quale sarà il livello di conoscenza e di sensibilizzazione della società francese rispetto al genocidio degli ebrei, al regime nazista, ai crimini del Terzo Reich, e le nuove tecnologie che contributo daranno alla percezione e alla comprensione di questa storia per nuove generazioni che saranno sempre più lontane da questo periodo? Ebbene, saranno nuove sfide per un periodo che sicuramente sarà incerto e probabilmente sarà segnato da altre crisi. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Passerei la parola a Elena Pierasoli a questo punto, ringraziando il professore per la bella disamina della realtà francese. Vai, Elena. Grazie per questo invito e grazie al professor Lallio per questo interessantissimo intervento. Infatti mi ha fatto pensare moltissimo a quella che è la situazione italiana, delle analogie e delle differenze. Ma per non perdere tempo, condivido immediatamente il mio schermo. Ok, dovrebbe partire, dovreste vederlo. Sì, vai pure. Ok, sì, ho dato questo titolo di esperienze divise perché un'analogia che c'è tra Italia e Francia è anche quella di avere delle esperienze, diciamo, politico-territoriali diverse. Appunto, è stato evocato il fatto che molte colpe venivano date a Vichy per quello che riguarda la deportazione. Il caso italiano è un caso analogo e però con una tempistica differente, e lo vedremo un po' nel percorso che vi presenterò. Abbiamo una data, soprattutto in Italia, che è cruciale per determinare i destini delle presenze ebraiche. Non uso solo popolazione ebraica, perché in realtà la situazione italiana è complessa anche da questo punto di vista, proprio perché si arriva all'8 settembre 1943. Con l'armistizio, il paese progressivamente verrà diviso da una linea mobile, che è la linea del fronte. Adesso questa è una immagine un po' così, quella che sono riuscita a trovare, che però già determina una tripartizione, che in realtà è una quadripartizione, dove abbiamo appunto una linea mobile del fronte che si muove verso nord, e quindi questa fascia centrale in cui dalla linea Gustav alla linea Gotica è soprattutto un lungo periodo di tempo in cui accadono dei fatti che coinvolgono la popolazione e anche le presenze ebraiche sul territorio. Mentre nella parte, quindi abbiamo la parte sud liberata, la parte a nord, centro-settentrionale, con la presenza della Repubblica Sociale Italiana e le due zone di occupazione: Prealpi, quindi Bolzano, Trento, Belluno, e la zona invece, zona di operazioni litorale adriatico, con in particolare Trieste e tutta l'Istria. Dico questo che sono degli aspetti noti perché in realtà ci servono per capire che cosa succede, quali sono le peculiarità italiane in questo periodo, che è molto più contratto rispetto a quello francese, in quanto la situazione per gli ebrei che si trovano sul territorio italiano precipita dopo l'8 settembre 43. Però dobbiamo fare un passo indietro. Il passo indietro è appunto all'emanazione delle leggi razziali nel 38, quindi con il fascismo ancora intero e quello originario, che porta a una esclusione della popolazione di ebrei, quindi gli ebrei italiani, a essere esclusi dalla scuola, dalle professioni pubbliche, da tutta una serie di, ho trovato questo simpatico, tra virgolette, schema grafico che era stato riportato su alcune riviste, in particolare sulla difesa della razza, che appunto sono tutte le nuove normative che investono la vita, la quotidianità degli ebrei italiani, e in parte degli ebrei stranieri, cioè gli ebrei stranieri dovrebbero, secondo le disposizioni delle leggi razziali del 38, essere espulsi. In realtà questo non accade, ovvero accade in parte, perché secondo quei paradossi tipicamente italiani, noi siamo in grado di far convivere una legge con una serie di deroghe. Per cui già da un lato, come dice Michele Sarfatti, in Italia, anche con le leggi razziali del 38, quello che vengono a sono i diritti, gli ebrei italiani rischiano i diritti, non rischiano ancora la vita. E quindi una serie di
ebrei stranieri entrano comunque in Italia perché l'Italia è un grande, enorme porto, oltre a essere al confine con la Svizzera. Quindi moltissimi dalla Germania, dall'Austria, dai paesi dell'est entrano in Italia per cercare delle vie di fuga. E anche benché le disposizioni determinano nel 1938 l'espulsione degli ebrei stranieri, cioè chi non era cittadino, il discrimine è il 1919 come data, in realtà sussistono una serie di possibilità di avere dei visti di viaggio. E quindi dal 1938 al 1943 c'è anche una grande presenza di profughi che in modo illecito entrano nel paese e cercano da qui di fuggire altrove. Parallelamente, sempre nel 1938, viene stabilito la possibilità dell'internamento per gli ebrei stranieri, che in realtà è solo con l'entrata in guerra del 10 giugno del 40 che porta alla vera e propria costituzione di una serie di campi per l'internamento, i cosiddetti campi internamento fascista, sono stati evocati adesso quelli francesi, anche in Italia, che è una cosa probabilmente meno nota all'opinione pubblica rispetto alla situazione francese dove molto si è lavorato. Invece qui si conosce appunto, come prima ha ricordato bene Giuseppe Masetti, il campo di Ferramonti perché è diventato il più noto di questi campi, anche perché probabilmente era il più grande ed è rimasto, anche se tracce sono state cancellate, però è rimasto fino a noi. Invece tutta questa serie di punti che sono, come vedete, concentrati soprattutto in quella fascia centrale che vedevamo prima, quindi Marche, Abruzzo e lungo l'Appennino, ci sono tantissimi luoghi per l'internamento che sono chiusi oppure molti di più sono luoghi dell'internamento libero. Questa appunto è un'immagine di Ferramonti nel 43, perché sarà attivo dal 40 al 10 giugno del 40 all'8 settembre del 43. Questa è su da un database curato da Anna Pizzuti, mostra la capillarità dei luoghi dell'internamento libero. Questo è i comuni sede, ho preso solamente il caso dell'Emilia Romagna perché ci riguarda, e vi rendete conto di qual è l'ampio numero di piccoli comuni, quasi sempre dell'Appennino, in certi casi anche nel realtà della Bassa Modenese, adesso ho seguito un po' le questioni dell'Emilia Romagna, dove arrivano a partire tra il 40 e il 41, quindi una serie di ebrei stranieri, prevalentemente famiglie, quindi non vengono rinchiuse nei campi di internamento, quelli recintati, ma hanno come un obbligo di rimanere al confino in questi paesi, con l'obbligo di firma 2 volte al giorno, non si devono allontanare più di 5 chilometri, non gli vengono requisiti tutti i loro beni, quindi in realtà dipendono da un sostegno che in molti casi è un sostegno della Delasem, che è un altro paradosso italiano perché vigenti le leggi razziali, però è operativa ufficialmente questa delegazione per l'assistenza agli emigranti ebrei, che è un organo dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, proprio per aiutare gli ebrei italiani aiutano gli ebrei stranieri. E per darvi un'idea, una ricognizione che stiamo facendo col Museo Ebraico di Bologna, in realtà sulle vicende dei Giusti e dell'Emilia Romagna, ci ha portato a ritirare fuori una vicenda che era rimasta confinata alla dimensione locale, ovvero di questo piccolo paese di Calestano, in provincia di Parma, dove nel dicembre del 41 arrivano una ventina, vengono portati una ventina di ebrei jugoslavi, prevalentemente famiglie, e si determinano una serie di relazioni. Questa è una incredibile lettera al podestà di Calestano del dicembre del 42, in cui gli ebrei ringraziano per come vengono trattati lì. E il podestà, infatti, verrà richiamato dal questore per il fatto che la gestione è troppo amichevole. Ma proprio questa gestione amichevole determinerà una serie di relazioni che scatteranno proprio dopo l'8 settembre. Perché, e ritorniamo a quella data, l'8 settembre, gli ebrei italiani che fino a quel momento si erano sentiti sicuri, cioè come tante altre volte nella storia erano stati perseguitati sui diritti, ma alcuni di loro erano anche
fedeli, erano stati fascisti convinti, alcuni avevano continuato a esserlo anche in quella fase, quindi non pensavano che gli potesse succedere qualcosa di male se continuavano a seguire le regole. Si trovano a essere invece dopo l'8 settembre, quindi con l'occupazione tedesca che cala dalla parte settentrionale, a essere completamente esposti. Gli ebrei stranieri, che invece erano arrivati in questo lungo tempo tra il 41 e il 42, quindi venivano da esperienze in cui avevano avuto conoscenza di quella che era l'arrivo dei tedeschi e cosa poteva determinare per loro, si attivano quindi immediatamente nel chiedere aiuto e nascondimento. Questo accade per gli ebrei di Calestano, che si salveranno praticamente tutti e rimarranno nascosti lì in Appennino, spostandosi, verranno spostati man mano i loro nascondigli fino alla liberazione, quindi all'aprile del 45. Ma questo è anche la vicenda più nota di Nonantola, sulla quale non mi soffermerò perché immagino sia nota a molti. Vorrei solo sottolineare un aspetto: questo gruppo invece di ebrei giovanissimi, sono prevalentemente sono una settantina di ragazzi. Il primo gruppo di 40 arrivano sono originari della Germania e dall'Austria. E erano arrivati a Zagabria nell'aprile del 41, ma appunto l'arrivo anche lì dell'occupazione della città da parte tedesca li spinge nella zona italiana in Slovenia, e da lì avranno questo unicum, questo eccezionale lasciapassare per entrare in Italia, e si prenderà cura di loro ufficialmente la Delasem, prendendo in affitto questa villa abbandonata nei dintorni alle porte di Nonantola. E un dato che mi ha sempre colpito è la coincidenza temporale, per dire questi sfasamenti tra il caso italiano e quello francese. I ragazzi, il primo gruppo, arrivano proprio il 17 luglio del 42 a Nonantola. Quindi, mentre a Parigi c'era la Grand Rafle del Vélodrome d'Hiver, invece in Italia questo gruppo arriva e si cominciano a determinare quelle relazioni che poi, dopo l'8 settembre, scatteranno immediatamente questi aiuti da parte non solo di due giusti, perché sono due i giusti identificati dal riconoscimento di Yad Vashem, ma in realtà è una rete molto più ampia. Queste due figure di Don Beccari e il medico Moreali sono, diciamo, i due perni di una rete molto più ampia che coinvolge la popolazione. E perché proprio queste due figure? Perché sono quelle di cui la popolazione di Nonantola si fida, non ascendente, quindi riescono a organizzare una rete di aiuti per i ragazzi di Villa Emma, che poi riusciranno a scappare verso la Svizzera il 16 ottobre, entro la metà di ottobre del 43, sempre. Questo appunto è un po' il percorso dei ragazzi. Il secondo gruppo veniva invece dalla Bosnia. E questa appunto è un'immagine di Villa Emma e della Delasem, quando con al centro il direttore Jacchia, la loro lunga permanenza a Nonantola, e anche appunto questo mischiarsi delle due parti, quella dei profughi stranieri e invece la presenza degli ebrei italiani. L'8 settembre, appunto, questo arrivo da nord delle truppe tedesche porta immediatamente a una vera e propria strage, quello che viene definito, ahimè, l'Olocausto del Lago Maggiore. In realtà sono le stragi di Meina e di Baveno, dove appunto si trovavano rifugiati, ma rifugiati nel senso che avevano preferito lasciare le loro case, una serie di ebrei milanesi, genovesi, torinesi, che, visto che si era approfittato tra il 25 luglio e appunto l'8 settembre, di lasciare un po' le proprie case, perché questa situazione era una situazione incerta, questa dopo la caduta del fascismo, e quindi si trovavano in questo hotel. Molti avevano preferito di stabilirsi in delle località turistiche. E qui però, purtroppo, essendo molto vicini al confine, arriveranno le truppe tedesche, in particolare una divisione SS, e nelle prime settimane di settembre verranno fatte una serie di eccidi, in particolare il più famoso appunto davanti all'Hotel Meina, sulle rive del Lago Maggiore.
L'altro caso è già stato ricordato dal professor Lallier come appunto nel territorio di gestione, di occupazione italiana, francese, si fossero rifugiati molti ebrei proprio per questa situazione diversa, più vaga di controllo e discriminazione, insomma, e quindi cercano di entrare in Italia in quella fase pensando di essere più protetti e una serie di ebrei francesi arrivano nella provincia di Cuneo, a Borgo San Dalmazzo, ma purtroppo anche qui arrivano precocemente le truppe tedesche e verranno quindi radunati alcune centinaia, direi 500 ebrei francesi, ebrei stranieri e francesi, nella caserma degli alpini di Borgo San Dalmazzo. Una parte di loro in realtà riesce a fuggire e saranno circa 320-330 a essere poi successivamente deportati verso Drancy e poi da Drancy ad Auschwitz. Se questo accade al nord, vediamo cosa accade al sud, perché secondo quella disposizione, come avete visto nella mappa di prima, di quelli che erano i campi di internamento fascista, perché noi non sappiamo più che esistono? Perché si crea anche un surreale paradosso, cioè essendo collocati nelle regioni meridionali o centro-meridionali, sono nella prima parte d'Italia che verrà liberata. E quindi si crea un paradosso. Se non ricordo male, proprio il campo di Ferramonti verrà liberato alla metà di settembre. Quindi non c'è continuità tra la maggior parte di questi campi di internamento fascista e quelli che sono invece i campi di concentramento e di sterminio del sistema nazista. E a parte alcuni come Monte Chiarugolo in provincia di Parma, che verranno invece riutilizzati dall'RSI, perché si trovano nella parte nord del paese. Questi della parte sud verranno liberati. Quindi il paradosso è che tutti questi che erano gli ebrei stranieri internati in Italia, una larga parte diventeranno profughi che rimangono per un lungo periodo in campi per displaced persons. Anche lo stesso Ferramonti verrà trasformato in questo senso. Questa è un'immagine molto più a sud, siamo a Santa Maria al Bagno, nella provincia di Lecce, quindi proprio nel tacco d'Italia, che possiamo interpretarlo anche come un grande molo per certi aspetti, ed è qui che si creano sia dei campi controllati dagli inglesi per questi ebrei stranieri, sia dei, questo è appunto una mappa, un po' vedete dove siamo, tra Santa Maria al Bagno, Santa Cesarea Terme, Tricase e Santa Maria di Leuca, quindi proprio la punta della Puglia, e qui si creano si ricreano delle comunità anche con dei legami politici di questi profughi che in quel momento tentavano di partire da questi porti in modo illegale verso la Palestina mandataria del mandato britannico. E sono dei veri e propri, per certi aspetti, kibbutzim, anche coordinati da diversi gruppi politici. Questa è proprio una manifestazione in cui loro chiedono di poter andare verso Be'arzenu, cioè verso la nostra terra, che altro non è che Eretz Israele. Quindi una vicenda in realtà, anche questa io credo molto poco nota, poi vedremo qual è la memoria di questi luoghi e quale tracce hanno lasciato. Ma torniamo a questo punto indietro e seguiamo quel confine mobile della liberazione che si muove tra l'8 settembre 43, diciamo Napoli viene liberata, si libera alla fine di ottobre del 43, mentre Roma si arrivare al giugno 44. E ben sappiamo invece quello che accade nei nostri territori, proprio lì presso di voi si attesterà a lungo quel difficilissimo inverno del 44, il fronte fino poi alla primavera successiva. Ho messo un'immagine molto nota, stiamo parlando delle fosse ardeatine, che non stiamo parlando di Shoah, però come diceva il professor Lallier prima, noi dobbiamo tenere presente che per i primi decenni si fondono le memorie resistenziali e la memoria della deportazione razziale. In realtà ci sono anche dei motivi storici per cui queste cose si fondono, perché molto spesso gli eventi accadono insieme o nello stesso luogo o intrecciati.
nella strage delle Fosse Ardeatine del 23 marzo del 44, buona parte delle persone prelevate da Regina Coeli sono ebrei, che erano riusciti anche lì a sfuggire alla grande razzia del ghetto del 16 ottobre 43. Erano imprigionati come erano imprigionati gli antifascisti monarchici e le altre componenti dell'antifascismo e del mondo resistenziale. E quindi la grande difficoltà di questa scelta immediata, la liberazione di Roma, abbiamo appunto detto, è del giugno 44, subito nel luglio si stabilisce che bisognerà fare qualcosa per ricordare l'evento delle Fosse Ardeatine, il grande trauma, la grande tragedia delle Fosse Ardeatine, e il concorso verrà bandito all'inizio del 45, quando in realtà nella porzione nord del paese siamo ancora nel pieno degli scontri. Queste appunto sono alcune immagini delle Fosse Ardeatine. È un concorso molto complesso sul quale adesso non mi addentro, però diventa anche dal punto di vista formale, è seminale, è un primo tentativo di creare una monumentalità diversa da quella del fascismo. E la centralità del luogo è fondamentale. Le Fosse Ardeatine, come sapete, ci sono andate, non sono assolutamente un luogo centrale, perché altrimenti i tedeschi non l'avrebbero scelto per compiere il massacro. Anzi, avevano fatto anche saltare le cave. Quell'immagine che vi ho mostrato prima è proprio un tentativo di consolidamento dei cunicoli delle cave di pozzolana, e con questo sventramento in alto, che altro non è che uno dei buchi fatti dall'esplosione. E appunto le sepolture verranno poste di fianco, anche qui creando un po' di discussione, un po' di discussione, accese polemiche tra i familiari delle vittime, polemiche per diversi motivi, ma anche per questo tenere insieme componenti diverse, sia della resistenza, sia appunto la parte invece della persecuzione antiebraica. Un altro precocissimo luogo dove di nuovo si mischiano le memorie, però il gesto è comunque molto importante, è il monumento per i caduti, e anche qui cambiano un po' la denominazione, credo che alla fine si attesti quello nei campi di concentramento tedeschi, no, i campi di concentramento, perché prima invece c'era una riferimento alla Germania, che invece si voleva dire che erano i campi di concentramento nazisti. Anche il problema delle denominazioni è sempre molto complesso. E questo lo trovo molto interessante, sempre con questa scelta di antimonumentalità. Il gruppo che lo realizza è BBPR, ovvero uno studio milanese, Banfi, Belgioioso, Peressutti e Rogers, che è attivo sotto il fascismo. Però per loro il 38 è una data chiave per le scelte del gruppo. Rogers è ebreo e quindi le leggi razziali lo colpiscono. Lui decide di fuggire in Svizzera, e questo determina un cambiamento di prospettiva anche per gli altri componenti dello studio, che invece decideranno di affiancarsi e lavorare per la resistenza. E due di loro, Banfi e Belgioioso, per questo, a causa di una delazione, verranno deportati, passano da Fossoli e poi arriveranno a Mauthausen e Mauthausen-Gusen, dove Banfi muore e invece Belgioioso tornerà. Quindi questo progetto li tocca da vicino, e non è un caso che saranno poi loro a disegnare, a vincere il concorso, a disegnare il museo monumento al deportato politico e razziale, appunto le denominazioni sono importanti, di Carpi. Carpi, che era il comune a cui afferiva il campo di transito di Fossoli, ha una precoce assunzione della memoria di questo luogo e del suo carico e della centralità che aveva avuto il campo di transito. Nel 1955 viene voluta dal sindaco di allora, Bruno Losi, una mostra, la prima mostra nazionale dei lager nazisti, che attraverserà poi l'Italia, sarà una mostra itinerante, ma è cruciale perché Fossoli viene inserito in quella rete più ampia, a differenza dei campi di internamento fascisti, perché invece Fossoli è un tassello fondamentale, un ingranaggio di quella macchina. Il
appunto la mostra del 55 viene in realtà, non è scelto il luogo, perché poi vediamo cosa c'è a Fossoli, ma un luogo centrale, il Palazzo dei Pio, che è un castello, un edificio storico nel centro di Carpi, e BBPR realizza questa, quindi è un allestimento all'interno di queste sale. E anche qui dobbiamo tenere presente che le componenti della deportazione italiana all'epoca, siamo tra il 62, poi il concorso, il 73, l'inaugurazione, devono tenere presente, tengono presente le diverse parti della componente della deportazione italiana. Questo mi ha sempre colpito molto, è un intervento, un'opera di Alberto Longoni. Longoni era stato a sua volta deportato, ma né come deportato razziale né come deportato politico, ma come IMI, Italienische Militär Internierten, che va ancora a complicare ancora di più la situazione italiana. Nel caso italiano, prima mi ha colpito molto sentire il dato della deportazione di ebrei dalla Francia, che è molto alto. In Italia siamo tra le 8.000 e 9.000 vittime ebraiche della deportazione, molto molto più alto. In questo momento mi sfugge il dato, ma dovrebbe essere attestarsi tra i 25.000 e i 30.000 sono i deportati politici, un numero complicatissimo da identificare è quello dei deportati al lavoro, e poi ci sono gli IMI, che altro che non erano che sostanzialmente il 95, forse il 98% dell'esercito italiano, quindi stiamo parlando di 600-650 mila deportati. Chiaramente tutte queste persone fanno esperienze di campo molto diverse, non sono paragonabili tra di loro, c'è una scala di durezza, passatemi questo termine. Però lo dobbiamo considerare come le memorie che si portano a casa, queste percentuali ritornano poi nelle famiglie coinvolte e nelle storie che vengono portate a casa. Queste appunto sono altre immagini delle sale, questa è un'immagine in realtà di uno schizzo di Corrado Cagli, che invece aveva visto, lui ebreo, arrivato negli Stati Uniti, aveva visto la liberazione dei campi come soldato dell'esercito americano. Poi appunto scorro velocemente perché volevo mostrarvi due cose. Una è che questi oggetti sono gli oggetti che si era fabbricato lo stesso Belgioioso per la sua detenzione nel campo, erano le sue posate. E noi dobbiamo ancora oggi a Belgioioso lo schema della ripartizione delle funzioni degli edifici del campo di Fossoli. Per cui questo anche intrecciarsi della memoria personale su invece il progetto di una memoria pubblica è, credo, molto, molto importante. E un'altra cosa che mi ha sempre colpito, nel cortile esterno, il cosiddetto cortile delle stele, ci sono dei nomi su queste stele, che erano i nomi che erano stati portati a casa dai deportati, e noi se li proviamo a leggere, tante volte non riusciamo a capire a che luoghi fanno riferimento, perché magari sono dei sottocampi di lavoro, non sono i campi di sterminio. Cioè, dobbiamo sempre considerare che questa memoria non è fissata subito, la ricerca la ricerca storica, la ricerca delle memorie, riusciranno a comprendere meglio che cosa è accaduto solo progressivamente. Noi ora conosciamo delle cose che probabilmente in quel momento non erano così chiare. L'altro grande luogo, cruciale luogo su cui si lavora proprio nello stesso periodo tra il 65 e il 75 è la Risiera di San Sabba di Trieste, un luogo che rimane sotto l'amministrazione diretta tedesca, perché appunto, come vi dicevo, siamo in Adriatisches Küstenland, questa la zona di operazioni litorale adriatico, ha amministrazione diretta da parte dei tedeschi, è un luogo la cui storia, la cui memoria è a tutt'oggi difficile da ricostruire. Le tracce che sono rimaste sono molto poche, molto probabilmente le figure che ci vengono deportate, torturate e uccise alla Risiera di San Sabba, in molti casi erano slavi che venivano da quella porzione istriana del litorale adriatico. E nel dopoguerra, come tanti altri luoghi, in realtà, se pensiamo anche a livello in generale europeo,
solo Auschwitz viene immediatamente identificato come luogo da salvaguardare con una scelta memoriale e museale. Tutti gli altri, anche i campi come Sachsenhausen, verrà utilizzato per prigionieri tedeschi, altri invece per profughi, e anche la Risiera di San Sabba fino al 65 ospita dei profughi dall'area istriano-dalmata, e la stessa cosa accade a Fossoli, e dopo ci arriviamo. Questo è un intervento quello che vediamo ora è l'intervento dopo un concorso vinto dall'architetto Romano Boico, che è una scelta molto interpretativa, che consolida e abbatte strutture, una vicenda anche qui molto complicata. C'è chi ha, alcuni storici hanno giustamente sottolineato che con questo intervento sono state anche cancellate delle tracce che avrebbero permesso di comprendere qualcosa di più della vicenda del luogo. Dall'altro lato è anche dal punto di vista architettonico, in realtà si è scelto di ampliare quella che era la porzione che era stata individuata come luogo che doveva diventare il memoriale. Ne vediamo conservata una porzione maggiore di questo enorme edificio che era la Risiera. Fossoli, appunto, questa è un'immagine di quando era campo. In realtà quello che noi vediamo adesso, se lo andiamo a visitare, noi vediamo queste tracce di intonaco colorato, perché in realtà quando andiamo adesso a Fossoli vediamo uno degli strati successivi al 45. La storia del campo di Fossoli è una storia molto stratificata che arriva proprio all'inizio, alla metà degli anni 70, ancora in uso, perché prima vengono ospitati qui gli orfani di Don Zeno Saltini con l'opera di Noma Delfia. E successivamente, per un arco di tempo ventennale, ci saranno proprio gli istriano-dalmati. È stato fatto anche qui un concorso negli anni Ottanta, che in realtà è rimasto sulla carta, e recentemente è stato fatto un consolidamento delle baracche, mantenendo però tutti questi strati, senza andarne a togliere per andare a cercare il campo, perché è impossibile in questo palinsesto ritrovare un livello solo. Quello che è interessante è che uno degli ultimi livelli storici è stato il terremoto del 2012, che ha tirato giù degli elementi che erano stati aggiunti nel tempo, tra cui appunto gli intonaci, e dalla caduta degli intonaci sono emerse delle tracce che sono le scritte e le firme dei prigionieri che si trovavano qui tra il 43 e il 44. L'altro campo, sempre in zona di amministrazione diretta tedesca, che comincia a funzionare proprio quando Fossoli spegne progressivamente le sue attività e viene spostato, perché appunto il confine mobile si sta avvicinando, e quindi nel luglio del 44 le funzioni di Fossoli vengono svolte da Bolzano Gries. Questa è un'immagine dove si vede questa serie di edifici che erano dei capannoni, di cui però non è rimasto sostanzialmente nulla. È rimasto parte di questo muro di cinta che vediamo. Negli anni 2000 sono stati fatti una serie di interventi con delle sculture, ma forse uno dei lavori che ho trovato più interessanti l'ha fatto un artista che si chiama Rossella Biscotti, che lavora molto sui livelli della storia d'Italia, e in questo caso per un evento di arte contemporanea che si teneva a Bolzano, lei ha fatto una performance camminando in cima al muro e incontrando qui persone che erano state testimoni di che cosa c'era appunto tra il 44 e il 45, raccogliendo un po' questi racconti. Torniamo a Borgo San Dalmazzo e poi a Meina per vedere come anche qui la consapevolezza ha lavorato nel tempo. Negli anni 2000 o anche più recentemente, e in tutta questa serie di luoghi, di questa capillare coinvolgimento della deportazione, della persecuzione, ha portato alla costituzione di segni. La caserma era stata fortemente rimaneggiata, quindi non neanche corrispondeva più
a quello che era come si dice, la sua consistenza nel 43, e quindi si è scelto di lavorare invece sulla stazione, da cui sono stati deportati, come vi dicevo, 327-328 ebrei stranieri. È stato fatto questo memoriale che raccoglie per gruppi familiari queste che vedete, questi elementi di metallo. In realtà sono dei nomi delle famiglie, e sotto ci sono i loro nomi, le date di nascita. E sono appunto delle persone che sono state deportate da qui verso Drancy. A Meina, invece, solo in un tempo molto più recente, direi nel 2015, sono state poste le pietre d'inciampo, ricollegandosi a questo progetto molto decisamente capillare, iniziato nel 92 a Colonia dall'artista tedesco Günther Demnig, e arrivato, adesso siamo arrivati, credo, abbiamo superato le 70.000 pietre poste, e è questo forma di memoriale diffuso e crea una soglia come spazio-temporale, cioè a me fa sempre impressione in Germania vederlo, appunto a Colonia è veramente capillare la diffusione delle pietre d'inciampo sulla città, e determina una soglia temporale tra chi abitava lì prima, qual è stato il suo destino, ma anche qual è stato il destino della città, perché in una città come Colonia tante volte ci si volta e ci si rende conto di quanto sia cambiata in realtà la casa di quella soglia, perché la città è stata fortemente bombardata. Quindi sono veramente pietra d'inciampo dello sguardo, della coscienza, della consapevolezza, se ci si mette a leggere il nome, il destino della persona, ma anche l'ambiente circostante. Tornando invece al sud, in Puglia, a Santa Maria al Bagno, che era un po', uno dei punti più grossi della rete di questi campi, è stato realizzato nel 2009, se non ricordo male, il Museo per la Memoria della Memoria dell'Accoglienza. È in realtà un museo molto semplice. Al suo interno ci sono raccolte fotografie e documenti che raccontano questo ritornare alla vita di questi profughi che stanno lì sostanzialmente tra il 44 e il 48. Moltissimi saranno i matrimoni che vengono celebrati in Puglia, moltissimi centinaia saranno i bambini, quindi proprio si parla di rinascita. Poi ve lo mostro in un'altra slide, ma vi ho messo sotto anche questa strana casottina murata, che adesso non so neanche se sia più in piedi, perché qui si trovavano questa serie di murales che immagino che conosciate in parte, erano stati realizzati qui da questo artista che si chiamava Zivi Miller, e questo è insomma, è una rappresentazione grafica di quello che rappresentava la Puglia per loro, l'Italia e la Puglia. Se vedete, Galutta e l'esilio, loro sono arrivati lì da questi campi di concentramento, da queste reti di fili spinati che vedete nella parte superiore di quell'Italia, e da lì c'è la possibilità di fare un nuovo viaggio, una Aliyah in questo caso, verso Eretz Israele, quindi la terra di Israele. Però dobbiamo ricordarci in che momento siamo. Siamo appunto nella fase in cui in Palestina c'è il mandato britannico. Quindi a me ha colpito molto che dentro il museo sono stati messi questi murales strappati, come si fa con gli affreschi strappati, ma non vengono presentati in modo, secondo me, sufficiente. Vengono trattati come opere d'arte naif. In realtà qui c'è un riferimento a Tel Hai, che è una battaglia di una certa componente sionista contro arabi e contro gli inglesi, e quindi in realtà si fa riferimento al gruppo del Betar, che è un gruppo politico che poi porterà alla formazione del Likud. Questi appunto già si vedono delle figure che sono delle sentinelle, comunque delle divise militari. Bisognerebbe, secondo me, raccontare meglio anche che cosa c'è in nuce, che cosa si muove dal punto di vista storico e politico proprio in questa serie di campi pugliesi. Questa invece è l'altra parte dedicata, come vi dicevo, alla rinascita in Puglia. Questi sono gli affreschi strappati, ma ci sono dei luoghi dove le tracce stanno riemergendo semplicemente facendo dei lavori per risistemare le case al mare. In diversi edifici sono state ritrovate delle scritte, come qui in questo bar che si chiama adesso la Porta d'Oriente, sfruttando un po' la vicenda.
E questo era sostanzialmente il refettorio e un luogo di riunione collettiva di un altro gruppo, che in questo caso era un sindacato, Poalim Agudat Israel, un sindacato nato in Polonia di lavoratori, però diciamo di tradizione religiosa fortemente ortodossa. Quindi è come se si fossero ricostituite in questi campi per displaced persons tutta una serie di collettivi politici anche di matrice molto diversa, che poi arriveranno in Israele. Ma qual è la situazione oggi? Perché giustamente prima Masetti ricordava, riprendendo le riflessioni di Guy Schwartz e di Krainz, come non abbiamo un luogo unitario in tutte queste esperienze e luoghi così diversi, posizionati in punti diversi del paese, con delle vicende diverse a causa di motivi storici, non abbiamo un unico luogo che raccolga le vicende, ma in questo momento abbiamo tre progetti, perché sono ancora tutti allo stadio di progetto. Il MEIS a Ferrara, Ferrara in realtà dovrebbe ospitare un museo dell'ebraismo italiano e della Shoah, perché Ferrara è una città che ha avuto una storia secolare, una presenza ebraica secolare molto importante, e qui all'interno di quello che era l'edificio del carcere c'è un progetto vincitore, ma che io sappia al momento continuano a essere fatte delle mostre in una situazione temporanea tra la palazzina d'ingresso e quello che è il corpo celle, ma nella parte centrale non è ancora stato realizzato il progetto. Ancora uno stadio ancora più indietro, e forse questo progetto non si realizzerà mai perché a questo punto è passato molto tempo, è il Museo della Shoah di Roma, che dovrebbe essere realizzato a Villa Torlonia. In realtà la fondazione Museo della Shoah è operativa nella sua sede, all'interno del ghetto, al portico d'Ottavia, se non ricordo male, fa una serie di attività per raccontare, io ho visto una mostra molto interessante sulla razzia del 16 ottobre, eccetera, però non ha preso ancora corpo in un luogo fisico così anche visibile, ecco, è sempre delle attività svincolate da un luogo. Un luogo invece sul quale si è lavorato, e devo dire, qui è già stato inaugurato direi nel 2007 o nel 2009 la prima porzione, e prossimamente verrà inaugurata la nuova sede dell'OCDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che ricordo che è nato sulla scorta di quello francese, cioè è stato proprio, si è ispirato il Centro di Documentazione Italiano, che nasce nel 1955 a Venezia e poi nel 60 si sposta a Milano, e nasce conoscendo l'impresa che era stata fatta in Francia. E la nuova sede dell'OCDEC dovrà essere anche questa presso il Binario 21. La storia del Binario 21 trovo che sia molto interessante, perché è stato fatto un lavoro che ha riportato a conoscenza un luogo centralissimo per la città di Milano, che però era appunto in differenza, direi che coglie molto bene, è una parola in realtà ricordata da Liliana Segre, per l'indifferenza con cui erano partiti, erano stati portati lì, gli altri cittadini milanesi erano stati indifferenti nei confronti del loro destino, ed è un'operazione interessante di ricreare con il memoriale la consapevolezza e la conoscenza di quello che è accaduto sotto questo binario, che era utilizzato per come si dice, gli invii postali, e quindi c'era un sistema idraulico per sollevare sotto al piano del ferro fino in alto i convogli, e quindi le operazioni di deportazione potevano avvenire indisturbate, cosa diversa che farlo direttamente sui binari. Chiudo sul tema dei giusti, nel senso che, come è stato giustamente ricordato sia dal professor Gagliesi sia da Masetti, in questo momento l'attenzione si sta spostando tanto sul tema, dei giusti, che è un tema tuttavia molto scivoloso dal punto di vista politico e dalla, strumentalizzazione che se ne può fare. Credo che proprio sia in questi giorni, no, nell'occhio del ciclone, la vicenda francese, e di nuovo questo dire che, un po' come in Italia, in realtà ci sono molti, ci sono stati molti, per molti ebrei che si trovavano nel paese, è stato possibile trovare vie di fuga o vie di nascondimento, appunto il caso delle Chambon. Il caso Lisieux purtroppo non va a buon fine. E
se non ho capito male, un candidato dell'estrema destra ha rivendicato questo a Vichy, quando in realtà Jacques Semblain ha ricordato no, nonostante Vichy sono avvenuti queste opere di aiuto. E a Villa Emma da qualche anno, diverso tempo, stiamo riflettendo su come dare luogo a questa storia, e è stato fatto un concorso che è stato vinto da uno studio di architettura che ha presentato un edificio che vuole riprendere quella temporaneità, quella precarietà, prima non l'ho ricordato, ma a questa situazione italiana ha dedicato diversi studi uno storico che è scomparso da poco, uno storico tedesco che si chiamava Klaus Vogt, e aveva definito l'Italia il rifugio precario. E un rifugio precario sono anche le sukkot, le capanne che gli ebrei si costruiscono nel deserto durante l'esodo dall'Egitto verso la terra di Israele. E un po' si ispira a questo il progetto di Bianchini e Lusiardi, ma quello che ora stiamo proprio ragionando su come raccontare questa vicenda, per non raccontare dei santi, degli eroi, per non raccontare gli italiani brava gente, ma per raccontare invece un luogo di relazione, di incontro e di orizzonti di futuro. E quello che ci ha colpito è qual è l'unica traccia che ha lasciato sul territorio il passaggio dei ragazzi di Villa Emma. Bene, abbiamo ritrovato e stiamo lavorando su un fondo di circa 100 libri, perché questi ragazzi fuggivano con la loro voglia di crescere, la loro voglia di studiare, di conoscere o anche solo di svagarsi e dimenticare per qualche ora che cosa accadeva attorno a loro, e quando la fuga si deve fare più leggera i libri rimangono una nonantola. La loro biblioteca, Klaus Vogt aveva ricostruito, che era fatta di circa 820 volumi, noi ne abbiamo ritrovato un centinaio e stiamo cercando di capire, di studiare che cosa sono. Ci siamo fatti aiutare da degli storici della letteratura, e viene fuori uno spaccato della cultura mitteleuropea degli anni 30 e 40 e di come siano stati coinvolti nei destini della guerra sia gli autori che i lettori, e stiamo cercando di capire come raccontare, a partire dalla vicenda di Villa Emma, tutte queste storie che incrociano Villa Emma e questa geografia complessa europea. E qui mi fermo. Grazie Elena, siamo stati nei tempi previsti, e grazie anche ai tuoi contributi dei nostri relatori, però se ci sono domande da parte del pubblico o i relatori vogliono interagire, qualche minuto lo lascerei ancora a disposizione prima di chiudere. Mi dicono che non sono pervenute richieste in chat, d'altra parte i contenuti esposti questa mattina erano talmente innovativi che difficilmente lasciavano spazio a un dialogo, un'interazione. Abbiamo gustato e apprezzato tutte le due relazioni, un interessante raffronto. Credo che, se sono d'accordo tutti, potremmo ringraziare i relatori e chiudere questa interessante mattinata nei tempi previsti. Grazie a tutti quanti hanno avuto la pazienza di seguirci, ma credo che ne valesse la pena. Mi unisco ai ringraziamenti e porto quelli dell'assessore Sbaraglia, che si è dovuto assentare anzitempo e mi ha pregato di riferirli. Perfetto. Grazie ancora. Bene. Rimarrà la registrazione traccia di questa interessante conversazione, per cui speriamo di avere altri visitatori, altre attenzioni nei giorni a venire. Grazie a tutti e arrivederci.